Lunedì mattina, primo allenamento del Toro, inizia una nuova settimana qua a Pinzolo. Si parte subito da una parte tattica, anche oggi non abbiamo visto correre, se no per 5 minuti dopo la parte tattica. 5 minuti. Anche a ritmi non eccessivi. No. Quindi questa è già la prima sorpresa. A livello tattico invece cosa abbiamo visto? Quinti alti, una particolarità rispetto allo scorso anno di Juric. Esatto, quinti alti oggi, marcato più volte dal mister. Lo portate dentro, per il quinto marcarvi dentro, non sui coglioni. Se voi ogni volta stoppate, tu e tu, mi faccio le serie, mi marco ancora io. Capito? Primo controllo dentro, cazzo, io dovrò cambiare marcia, è dura. Sempre concentrazione sui quinti alti, che può essere un bene o un male, vedremo. Scorso anno vedevamo i quinti quasi a livello di braccetti, massimo a livello di centrocampisti, non così alti. Ti rischi di scoprire dietro, è vero, però in realtà poi per difendere sei obbligato a tornare, quindi serve più corsa, è quello che diciamo sempre. A livello tattico invece la particolarità che chiedeva, palla dentro, palla fuori. Esatto. Sempre palla dentro, palla fuori, dal quinto si cercava sempre il play, e dal play partivano sempre lanci lunghi che possono essere un bene o un male, non lo so, mi sanno tanto di palla buttata lì, di palla... Esatto, adesso lo approfondiamo, perché sia a destra che a sinistra il quinto si riceveva palla, da destra si riceveva palla sul mancino, cercava il play. Se riceveva palla sul destro invece doveva andare in profondità sull'attaccante, di prima, spiegava. Primo controllo, bella! Primo controllo dentro, guarda. Poi. Lì già la particolarità è che il quinto non gli faceva cercare la mezzala, ma gli faceva cercare il play diretto, Ricci. Esatto. Provato solo Ricci praticamente, o in alternativa Linetti, non il Can. Quindi già questa può essere un'indicazione. Come hai detto però giustamente tu, abbiamo visto poche robe replicabili in partita. Esatto, poco situazionale. Siamo qui da 3 giorni, di situazionale se ne vede davvero poco. E per una squadra di Serie A... è difficile da permetterselo, no? Perché andando nel dettaglio, quel lancio lì forse troppo leggero, troppo debole, c'è il braccetto l'oro che ti viene a colpire di testa, gli scambi tra gli attaccanti sono troppo lenti o comunque ci sarebbe traffico lì, quindi robe che è difficile rivedere in partita poi, esatto, a determinati ritmi. Ok, l'11 contro 0, ma c'è da ricordare che ci sono gli avversari poi. Bravissimo, in partita. Bravissimo, quello che abbiamo visto, e soprattutto la seconda cosa che mi preoccupa è poca corsa. Ho visto qualcosa già che mi piace un po' di più, questo play scorso anno non lo facevamo, il quinto alto lo scorso anno non lo facevamo, quindi sono due aspetti che mi piacciono un po' di più, però questa settimana c'è da fare davvero, davvero un boost importante. Chiamava la palla in profondità di prima Bellanova, rispetto a magari a toccarla più volte. Questa cosa di far rientrare i quinti dentro il campo, lo fa perché a sinistra non ha un mancino? Bah, io spero che a sinistra il titolare questa stagione non sia più... un destro come Lazzaro, e spero che prendiamo un mancino puro, che così ha più libertà di scelta e possiamo creare davvero pericoli. Assolutamente, Lazzaro oggi l'ha massacrato di nuovo, da giorni che lo sta massacrando. A te Gosens non convince? Ma guarda, Gosens l'ho seguito la stagione all'Union, l'ho seguito la stagione prima all'Inter. L'unica cosa che mi preoccupa è che se Vanoli vuole i quinti così alti faccia poi fatica a tornare. A tornare? Dici che non hai le 38 partite? Non ha le 38 partite, però... non hai 90 minuti per 38 partite. Perché poi torniamo al solito discorso che il 3-5-2 si basa tanto sui quinti, se non li hai inizia a diventare un problema. Oggi rispetto a Juric abbiamo visto un po' più di gol da quinto a quinto. Esatto. Quindi sì. Che scorso anno non si vedeva, esatto, visto una volta in 3 anni di Juric. Vero. Questo è già un passo avanti, mentalità nei gol, arriviamo a quello che dicevamo. Lui ha detto non andiamo via fino a quando non facciamo 3 gol di fila. Ecco, questa è una cosa da sottolineare, mi piace molto. Serve subito questo tipo di mentalità, che sia in ritiro come sia in allenamento, ed è molto importante. Sì, abbiamo visto davvero davvero pochi gol quest'anno. Pochi gol. Cioè, poi i gol in allenamento abbiamo visto davvero davvero pochi. Infatti durante l'allenamento ha rimarcato il fatto una di frase. 60 gol, esatto, esatto, che non siamo una squadra da 60 gol. Che avete fatto 60 gol, eh? Non mi sembra proprio. Giusto, scorso così, anno no? Avevate fatto 60 gol, questo è un dato oggettivo. Non fa una piega. Esatto, no, assolutamente. Segniamo davvero poco in allenamento, questo è un problema grave, cioè segnare, come dici tu, senza avversario è un problema grave. È un problema che va risolto. Chi ti è piaciuto in questi giorni? Una sorpresa, una chicca che molti non conoscono, ma che avevano già fatto lo speciale un paio di anni fa. Ok, Sergio Perciun soprattutto mi ha colpito molto, perché essendo più giovane degli altri riesce a imporsi, ad avere personalità in campo. L'abbiamo visto nell'amichevole con 2006, diverse aperture. Quest'anno sarà il titolare in primavera.
Mi piace molto come giocatore, sì. Questo dentro dal campo, ma poi ci sono dei giocatori che mi hanno colpito anche fuori dal campo. Cosa che poi invece ieri Zapata ieri sera non ha fatto. Questo Zapata ieri ha detto no, sto lavorando. Ma che cazzo stai lavorando? Il tuo lavoro questo? Firma sia ieri parte, sera no? Che ieri mattina. Non va bene, e poi i tifosi quanti erano? Due? Sì, no, cioè, sto lavorando cosa vuol dire? Cioè, eri in ciabatte. Paleari anche bene oggi durante l'allenamento, bravo, sì, continua. E finalmente abbiamo un secondo portiere esperto. Cioè, che esperto... fa da chioccio. È un vantaggio che può dare, secondo me, che può diffondere positività alla squadra. Fa da collante. Nei momenti di difficoltà. Fa da collante. Uomo spogliatoio? Sì. Sì, perché ha l'esperienza e perché poi il secondo potere, non giocando, si può concentrare su quella cosa lì. Quindi deve ha più visione. Deve fare da collante. Visione 360 gradi. Bravo, essendo da fuori, guarda meglio la squadra. Nell'offensivo poca tecnica, abbiamo detto, ancora male Popa. E io, ragazzi, molto bene che vi voglio. Sazonov, malissimo, davvero. Sti piedi fucilati, una persona d'oro fuori dal campo. E fuori dal campo una persona d'oro, però è un giocatore che al Toro non può fare neanche la panchina. Cioè, perché fa sti passaggi che da qua me la manda all'albergo, con tutto il bene che gli voglio. Deve crescere, un giocatore che deve crescere. Cioè, piuttosto, cioè, Della Valle lo vedo già davanti. Parli solo tecnicamente, sì. A livello difensivo? A livello difensivo oggi non l'abbiamo visto, perché loro non hanno fatto difese. In questi giorni qua non hanno fatto difese. E in Serie A quando ha fatto ha avuto dei problemi. Cioè, non sappiamo neanche la posizione. È un centrale, è un braccetto, quindi... Tu lo vedi meglio da centrale o da braccetto? Io vedo meglio in panchina. No, in centrale perché può attaccarsi all'uomo. Ecco, già un cambio qui è un discorso, una differenza tra Juric e Vanoni, questa marcatura a uomo, a zona. Già qui può cambiare un aspetto. Esatto, sì. Secondo me sì. Ti ringrazio, Simo. Alla Grazie prossima. A te.